Adesso parliamo della partita con Valentina Roderi. Allora Valentina, un derby perso per 3-1, come mai secondo te? Allora, non è una scusante, ma ultimamente abbiamo avuto un sacco di problemi, i due centrali infortunati, influenze, dolori vari. Forse noi sentiamo troppo i derby e il risultato è che quest'anno su 4 non ne abbiamo vinto neanche uno. Come diceva il vostro giornalino, siete un po' allergici, oltre che malati ai derby. Decisamente allergiche ai derby, infatti sentiamo troppo la tensione e il risultato si è visto anche poi nel quarto set, con un sacco di cartellini, poi si perde la testa, si fa fatica anche a giocare. Invece dal punto di vista tecnico, secondo te dove vi è stata superiore Pianengo? Allora, forse loro hanno difeso di più rispetto a noi. Noi abbiamo un po' peccato in difesa, qualcosa anche in ricezione. Poi siamo state un po' poco incisive in attacco. Insomma, non abbiamo brillato in nessun fondamentale, mentre loro forse un po' più di determinazione le ha spinte a fare i punti decisivi. Probabilmente si è vista anche l'assenza dei vostri due centrali, perché nei muri loro sembravano più forti. Decisamente, perché purtroppo noi con l'infortunio di Chiara Borghi, insomma, una bella tegola, perché è un elemento importante per la nostra squadra, da sicurezza, morale, poi è veramente molto forte, quindi si sente se manca. Comunque avevate disputato fino ad ora un buon torneo, siete comunque soddisfatti? Decisamente, anche perché l'obiettivo inizio anno era una salvezza tranquilla, considerando che siamo a più 13 dalla quintultima, che è la squadra che retrocede, mancano mi pare 7 partite alla fine del campionato, direi che ci possiamo ritenere soddisfatte e speriamo di toglierci ancora un po' di soddisfazioni da qua a fine anno.